Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. E sì, siamo finalmente tornati a casa. Siamo nella versione invernale del set, diciamo. I miei omnibus sono di nuovo tutti qua. Abbiamo Invincible, abbiamo anche un manga e non abbiamo più la pila del Disonore qui di lato, che forse era da questo lato, fa niente. Oggi siamo qua per parlare di un fumetto davvero, davvero, davvero particolare che mi ha lasciato un po' senza parole perché effettivamente non le ha. Ed è Saison du Sang, un fumetto in francese che non posso fare altro che consigliarvi. È un po' più complicato di così. Quello che qui vedete come Saison du Sang è in realtà Step by Bloody Step, un fumetto muto, fondamentalmente, che tra l'altro esiste anche nella edizione italiana, tra molte virgolette, che ha però il titolo originale ed è pubblicata da Cosmo Editoriale. Perché ho comprato questa qua? Perché costava meno e perché è in versione cartonata, formato praticamente Absolute, e sinceramente, vedendola lì sul sito, ho detto «Ehi, non me la faccio sfuggire». Step by Bloody Step è una serie del 2022 pubblicata negli Stati Uniti da Image, di cui tra l'altro non vedo tracce qui sulla pubblicazione. Potrebbe essere che i diritti in realtà siano dell'autore e quindi li abbia rivenduti direttamente all'estero, non lo so. O magari ai francesi non piace metterci i loghi, sarebbe da chiedere a loro. Il prezzo ufficiale di questo fumetto al solito non si sa, perché i francesi non li mettono, ci mettono i codicini. Questo è un DU 26, credo, che potrebbe stare per 26 euro, ma non credo ci stia. In ogni caso, negli Stati Uniti è appunto uscita come miniserie di 4 numeri, poi raccolta in volume, ed è una storia scritta da Cispurian con i disegni di Mattias Bergara. I colori, invece, anche qua molto importanti, sono di Mateus Lopez. Come dicevamo, è un fumetto muto, quindi non ci sono praticamente testi. Ce ne sono alcuni, ma sono in una lingua aliena, fondamentalmente, quindi con caratteri tutti loro impossibili da leggere. E l'unica parte testuale del fumetto, effettivamente, sono quattro poesie che si trovano all'inizio di ogni stagione, perché effettivamente se nella versione americana Step by Bloody Step questa cosa non passa particolarmente, nella versione francese sì, perché c'è appunto stagioni di sangue. È una sorta di viaggio che si può intendere sia nel tempo che nello spazio, che banalmente nel ciclo della vita, e infatti attraverserà quattro stagioni, grosso modo assimilabile a primavera, estate, autunno, inverno, ed è un fumetto che fondamentalmente può essere considerato in qualche modo ciclico. Vi faccio subito dare un'occhiata perché ne vale assolutamente la pena, e avendo visto qualche immagine è la cosa che mi ha fatto propendere per questa edizione qua. Come dicevamo, edizione sontuosa, gigante, non messa benissimo, ma l'ho presa su Amazon e purtroppo a volte capita, soprattutto con questo tipo di volumi che magari sono lì da un po' e che comunque sono cartonatoni extra size, quindi inevitabilmente non vi arrivano mai perfetti. Detto questo, mi interessava il contenuto più che la confezione. Consiglio personale, se vi fate problemi su questo tipo di ammaccature, evitate di prenderlo da Amazon, perché la vedo molto difficile che ve ne arrivi uno perfetto. Comunque, come vi dicevo, il fumetto si apre con una sorta di poesia, ovviamente in francese, ma lo sapete che oggi come oggi una roba del genere la traduci tranquillamente col telefono, e poi iniziano appunto le incredibili tavole di Mattias Bergara che ci conducono appunto in questo viaggio. Si parte con questa sorta di gigante che porta in braccio una bambina piccola, la difende da quello che accade, e il viaggio continuerà fra scontri, incontri particolari e misteri suggeriti, che però ovviamente ci vengono spiegati ben poco perché, ribadisco, non essendoci alcun tipo di dialogo, non tutto è super chiaro. È un fumetto che va letto pagina per pagina, guardando per bene le vignette, studiandosele con calma, magari anche riguardandoselo più di una volta per cogliere tutti i particolari, perché inevitabilmente non è un fumetto che ci parla in modo troppo chiaro, e la storia sembra essere più incasinata di quello che uno potrebbe pensare. Però devo dire che è un viaggio veramente, veramente interessante, accompagnato da dei disegni che difficilmente si può non apprezzare. Menzione particolare forse è un po' il finale, che da più voci ho sentito criticare un minimo, perché effettivamente è parecchio criptico e ti lascia lì un po', non dico con l'amaro in bocca, ma con la curiosità di capire ma esattamente cos'è successo. È un problema, ma dal mio punto di vista per questo tipo di fumetto no, è anche un po' inevitabile, nel senso che se si fa una storia muta, non troppo lineare o troppo semplice, ci sta che il finale risulti poi un po', non dico incomprensibile, ma misterioso in qualche modo, e che può non lasciarsi soddisfatti al 100%, ma devo dire che nel complesso sono super contento di aver speso questi soldi, perché è veramente un pezzo di arte. I disegni non deludono mai, ma guardate che genere di tavole,
sinceramente farei molta fatica a non consigliarvelo se amate comunque lo stile di disegno di questo tipo e una lettura sicuramente diversa dal solito. Possiamo comunque parlare di lettura se non leggi effettivamente. Vabbè, una visione particolare. Detto questo, come recuperare questo fumetto? Vi dicevo, in Italia è stato pubblicato da Cosmo in una versione formato comic book, e fatemi prendere un comic book a caso, guardate un po', è proprio Neil Gaiman è riuscito a mano. Uno degli ospiti poco importanti di Lucca, no? Quello che non fa fumetti. E sì, è vero, questo non è un fumetto, è un libro illustrato, però. Comunque, per capirsi, la versione Cosmo ha questa dimensione qua e costa la cifra un pochettino troppo alta di 34,90€. Sì, scontata 33,16€, in teoria, col 5%. Poi c'è effettivamente la versione americana, che però credo non si discosti particolarmente, nel senso che è sempre versione brossolata con copertina flessibile. Costa decisamente meno, perché sono 18,99€ su Amazon, nel caso voleste quella. Ha il fatto positivo di avere comunque il titolo originale e non uno strano titolo francese, che non so esattamente da dove gli sia venuto fuori. Per carità, ha senso nella trama, ma da noi, se l'avesse fatto Panini, saremmo tutti incazzati a dire «Perché hai cambiato il titolo? Mi conosco». E poi, volendo, c'è anche un'edizione spagnola che è formato comic book ma cartonata. E probabilmente se non parlate francese, capire le poesioni in spagnolo è più facile che in francese, secondo me, così a occhio. Tra l'altro è di Planeta. Volete riprovare il brivido di comprare un fumetto Planeta e trovarlo all'interno in spagnolo? È una roba che, se eravate fan di DC nel primo decennio del 2000, era all'ordine del giorno. Potrebbe essere una sorta di romantico déjà vu. Comunque, costa 18,95, cartonato, formato sempre comic book, in teoria, e ci sta. L'ultima edizione, appunto, è questa qua, formato francese, della Dupuis, e al momento si trova su Amazon a 21,95€, che è un prezzone, senza dubbio. Ribadisco il fatto, tenete conto che probabilmente non vi arriverà perfetta questa, perché questa qua fa abbastanza cagarino, come mi è arrivata, nel senso che cigola, ci sono un po' tutti i bordi ammaccati, c'è anche una mini piegatura qua sopra, però ribadisco, mi importa molto relativamente quando poi l'effetto è avere queste tavole qua in questo formato qua. In ogni caso, per sicurezza io vi lascio tutti i link in descrizione nel caso vi interessasse, io ve la consiglio assolutamente perché a me ha conquistato, ci ho impiegato un po' a leggerla perché l'ho presa effettivamente qualche mese fa, ma poi ho detto dai, vediamo com'è, e ribadisco, leggerla. Però davvero, un bel viaggio, un fumetto consigliato, molto molto interessante, molto particolare, ottimo uso del fumetto senza voce, muto. Tra l'altro i francesi non ce l'hanno messo, ma tutte le altre edizioni hanno il sottotitolo Un fantasy senza parole, Una fantasia sin palabras o A wordless fantasy. Consigliatissimo, davvero davvero mi è piaciuto un sacco e mi ha lasciato senza parole. Quindi, se siete arrivati fino qua, lasciatemi in descrizione una bella spada fantasy presa dall'emoticon di YouTube o del telefono, dipende da dove commentate. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, anche se stasera mi sa che la live o salta o la faccio la sera. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, il secondo canale YouTube Cantina Pelata che devo far ripartire di nuovo, ma va bene. C'è poi Telegram, gruppo che parlano i fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte, link in descrizione. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!